importante. Sì, Caterina, grazie. Noi siamo con Federico D'Incà del Movimento 5 Stelle. Vi diciamo subito che da alcune indiscrezioni raccolte dal nostro Marco Di Fonso negli ambienti parlamentari, il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, sembra che ancora non abbia deciso, ma non abbia escluso l'ipotesi di voler andare in Parlamento e verificare i numeri della maggioranza, insomma arrivare alla conta per quanto riguarda la possibile sfiducia dopo il discorso e la relazione di Matteo Renzi. E noi chiediamo a D'Incà, almeno su questo siete d'accordo? Se ci deve essere una crisi, voi dite che deve passare per il Parlamento. Buonasera a tutti, è chiaro, nel caso in cui vi sia una crisi, come tutti ci aspettiamo che ci sia, questa deve passare per l'aula parlamentare. È chiaro che la direzione del PD, la sede del Nazareno, non è la terza Camera dello Stato e quindi noi chiediamo che vengano in Parlamento e che in Parlamento dimostrino di dare la sfiducia al governo Letta. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, poco fa si è espresso anche uno dei fondatori, Gianroberto Casaleggio, che ha praticamente sostenuto che non può decidere il Quirinale, ma devono decidere i cittadini. Voi siete per il ritorno immediato alle elezioni se dovesse cadere il governo Letta? Questo sarebbe il terzo governo che Napolitano decide e quindi questo è veramente, dal punto di vista costituzionale, una cosa sbagliata, un errore gravissimo nei confronti dei cittadini. Noi chiediamo di poter andare al voto, ma lo chiediamo da mesi, non sicuramente da qualche giorno o da qualche ora. Fino dal primo momento nel quale si è visto che non vi era una maggioranza e si è visto nascere questo governo del grande inciuccio tra PD e PDL e questo prossimo governo Renzi, che sarà un altrettanto governo sempre, noi crediamo del grande inciuccio. Renzi vi ha sempre sfidato in qualche maniera, dice Renzi, a uscire fuori dal blog, a confrontarvi sui temi importanti, ci ha provato sulla legge elettorale, sulle riforme. Voi sbatterete la porta in faccia a Renzi come avete fatto col governo Letta e con i governi precedenti, oppure ci potrà essere un cambio di atteggiamento? Ma noi sfidiamo quotidianamente il governo Letta prima e adesso sfideremo il governo Renzi. La nostra volontà è quella di sfidarla sulle tematiche reali, quelle che interessano le persone, quelle vere. Io vi ricordo tutti che abbiamo un debito pubblico che è aumentato negli ultimi 9 mesi, 10 mesi, con sempre la stessa maggioranza del PD all'interno delle aule parlamentari. Abbiamo una disoccupazione che tocca il 42%. Noi sfidiamo il governo Letta, il governo Renzi su cose reali. Noi lo vogliamo sfidare su una legge sul conflitto di interesse. Noi chiediamo come sempre di poter portare nell'aula parlamentare il reddito di cittadinanza, una vera manna del cielo in questo momento di crisi per le tante famiglie, le tante persone che sono senza lavoro. E chiediamo una cosa che dall'inizio di legislatura, una promessa fatta per noi, ai nostri elettori e per le piccole e medie imprese. Ecco, se Renzi si dovesse presentare con uno di questi temi. L'abolizione dell'IRAP, parliamo chiaro, l'abolizione dell'IRAP. Se Renzi si dovesse presentare con questi temi in agenda, perché anche Renzi nelle settimane precedenti ha parlato per esempio del taglio dei costi della politica per 1 miliardo per quanto riguarda il Senato, la trasformazione delle Camere. Voi sareste disposti a discutere con Matteo Renzi o segretario del PD o Presidente del Consiglio? Noi fino ad oggi abbiamo sentito da parte di Renzi innumerevoli chiacchiere nei salotti televisivi. Che venga a presentarli in Parlamento, che venga a restituire quel 1 miliardo di euro che il PD con altri nomi, Ulivo, PDS, Margherita si è preso dal 93 in poi dopo il referendum sui rimborsi elettorali, quindi questi soldi che sono degli italiani, dei rimborsi elettorali che gli italiani hanno chiesto e che non venissero più dati ai partiti attraverso un referendum. Noi chiediamo cose concrete e che lo venga a fare realmente, adesso ne ha la possibilità, venga pure. L'ultima cosa, telegrafico, avete paura che Renzi, diciamo così, possa sbriciolare in qualche maniera la graniticità del Movimento 5 Stelle, prendere qualche senatore, qualche deputato, qualche fuoriuscito? Io queste cose le ho sentite attraverso i giornali e attraverso i media. Se qualche senatore vuole passare di gruppo, vuole andare a creare un nuovo gruppo, io credo che deve fare una fortissima riflessione personale e dovrebbe dimettersi. Il nostro preciso mandato all'inizio della legislatura era quello, nel momento in cui non si credeva più in questo progetto, di dimettersi. Questa è la nostra volontà. Ok, grazie all'onorevole D'Incà, allo studio.